È già una soddisfazione per me. Va bene. Questa iniziativa avrà un seguito giovedì prossimo con la conferenza di Licia Mari e della professoressa. L'ho persa, eccola qua, della professoressa Anselmi di Trento, che parleranno del versante musicale dei fratelli Herschel e soprattutto avrà, ecco, Licia Mari è qui con noi. Ad accrescere, ad aumentare il mio disagio perché mi sento estraneo. Vabbè. E soprattutto il venerdì 22 avrà luogo in quel di San Benedetto, nota ridente località del Lungo Po. Avrà luogo un concerto in Basilica alle ore 18 e contiamo su una presenza ricca di persone, perché è un evento che non è mai stato fatto, che l'Accademia fa in collaborazione con la Curia, con il Comune e altri organismi locali. Va bene. Su Herschel potremmo trattenerci qui per molto tempo sui fratelli Herschel, e daremo così qualche notizia, l'essenziale. Cedo ora la parola a Paola Besutti che parlerà del versante musicale dell'epoca. Prego. Grazie, ringrazio Edo che come sempre è un istigatore alla ricerca, istigatore agli studi, come quando ci ha tutti trascinati in montagna a parlare di letteratura, di alpinismo, di musica e cinema, e ci siamo inerpicati tutti al suo seguito a studiare questo aspetto. Riguardo i fratelli Herschel, anche in questo caso è lui il motore primario di questa iniziativa, insieme poi a Licia Mari, che ha colto, oltre che qui in Accademia, questa proposta di approfondimento. E devo dire che, certo, era un nome che era nella mia memoria storico-musicale, però poco più di un nome, grazie al fatto di aver avuto questo assist da parte di Ledo, ho cominciato a soffermarmi di più e cercare di comprendere che cosa ci racconta questo incredibile personaggio, questa incredibile figura. Oggi io farò il preludio alla musica, perché poi, come si diceva negli incontri del 21 e del 22, sarà performativo, sarà musicale e anche in quel caso Licia Mari, che ringrazio per la sua presenza qua, che è stato anche il maestro Giordano Fenti, che è il nostro accademico a vita della nostra accademia, dell'ambito musicale, so che introdurrà anche ogni singolo brano, Licia Mari, conferma, dice. Bene, quindi il mio compito oggi è anche quello di fare un taglio trasversale. Comprendere insieme perché abbia un significato il fatto di affrontare questo personaggio che non ha avuto contatti diretti con la nostra città né con la nostra accademia, ma che li ha se lo inseriamo in un contesto storico. Allora, noi parliamo prevalentemente di William Herschel. William Herschel è di nascita tedesca, ma è naturalizzato inglese e quindi ormai tutti usano pronunciare il suo nome con William, che nasce ad Hannover nel 1738, quindi è tedesco, e poi invece muore in Inghilterra
1822, e quindi la sua vita lunga abbraccia un arco estremamente significativo per noi, perché per noi, per la nostra istituzione nella quale ci troviamo e anche per i giacimenti musicali che conserviamo, perché il secondo Settecento è stato il momento di focalizzazione, di rilancio della musica nel momento della rifondazione dell'Accademia che avviene esattamente negli anni 60. Il personaggio è estremamente interessante perché per una volta tanto non parliamo di uno scienziato che fa la musica per diletto, ma parliamo di un musicista di professione che fa l'astronomia, lo scienziato per diletto. Altro che. E quindi rovesciamo completamente la prospettiva rispetto a quella che siamo abituati a considerare. I grandi scienziati che suonano il violino, che suonano il pianoforte, che fanno i compositori, siamo abituati, Einstein e tanti altri. E questo invece è un caso completamente diverso. Quindi di un musicista di professione che continua quasi tutta la vita a mantenere se stesso, a parte che a un certo punto della sua vita è talmente evidente il suo impegno nell'ambito delle scienze che avrà delle pensioni, avrà un sostegno da parte della corona inglese. Quindi è un caso estremamente interessante anche solo per questo. Intanto perché William fa il musicista come quasi tutti fino a quel momento storico, perché è figlio d'arte. Pensiamo che il nostro William è contemporaneo di Mozart, cioè in realtà è più vecchio di lui di 20 anni, ma gli sopravvive 30, proprio perché vive lungamente. Quindi la parte centrale, la maturità, diciamo, della sua maturità, corre parallela alla vita di Mozart, tanto per dare una coordinata. Lui è figlio d'arte, perché il padre era un grande virtuoso di oboe, era compositore, era direttore di banda militare, e quindi, come spesso tende ad avviarli tutti alla musica, ma poi della figlia si parlerà specificamente proprio in una relazione la settimana prossima, perché è un caso peculiare già in sé. Quindi viene avviato William, allora non si chiamava, si chiamava alla tedesca, e anche tutti i fratelli vengono avviati all'arte musicale. In realtà tutti faranno i musicisti, ma chi farà veramente il musicista professionista sarà proprio William, lo scienziato, il suo fratello maggiore di 4 anni, che è Jacob, che a un certo punto lo raggiungerà in Inghilterra, perché dopo la metà degli anni 50 William va in Inghilterra, e questo sarà certamente un trasferimento essenziale per capire anche la sua dedizione alle scienze, che dobbiamo capire che cos'era l'Inghilterra degli anni 60-70, è l'Inghilterra che sta vivendo la prima rivoluzione industriale. E noi questo fatto che William si trovi a vivere questo momento storico che cambia la velocità dell'Europa, lo possiamo anche ben vedere e testimoniare attraverso le ricerche biografiche e la documentazione che resta di William. Dicevamo che su questo torno brevemente tra poco. Quindi è figlio d'arte. I figli d'arte erano indirizzati diciamo prevalentemente, se non esclusivamente, a continuare il lavoro, la maestria del padre, sempre che ci fosse naturalmente una predisposizione. Però noi dobbiamo pensare che oltre all'ereditarietà, la coltivazione del talento fin dall'età più tenera certamente produce esiti importanti dal punto di vista delle capacità musicali. Sembra abbastanza evidente però che William avesse del suo, perché William non è solamente un virtuoso dell'oboe, del violino,
capacità di concert master dal capicembalo, capacità di cantare accompagnandosi, ma ha una capacità di adattamento musicale impressionante. E questo lo vediamo bene dal punto di vista musicale, lo vediamo bene quando appunto negli anni 60, che è già in Inghilterra, e partecipa a un concorso per diventare organista, prima a Halifax, poi a Bath, che è una nota località turistica, e in realtà non era organista, William Hersham, però coglie l'opportunità di questo bando, di questa apertura, di questo posto al quale si poteva concorrere, si prepara. In qualche modo poi inventandosi organista, certamente sapeva suonare il clavicembalo, quindi aveva tutte le armi nella propria era sicuramente ben attrezzato, e non solo partecipa, ma vince questo concorso. Infatti poi di fatto diventerà l'organista anche della cappella, prima della prima città e poi della seconda, Bath. È molto molto interessante leggere i documenti, i diari, i materiali amministrativi che ci restano di quegli anni, parliamo del 1766-1767, esattamente il momento in cui qua si sta rifondando, sta rifondando tutta la Regia Accademia di Scienze e Belle Lettere, perché di quella stiamo parlando. E nel 1769 il riavvio della filarmonica di questa istituzione, che aveva avuto un primo momento privato e poi era andata in sonno per motivi gestionali, e poi era stata riavviata dalla Regia Accademia di Scienze delle Lettere, l'Accademia Teresiana, nel 1769, coincidendo con l'inaugurazione del Teatro di Vienna. La filarmonica non parteciperà ufficialmente alle feste per l'inaugurazione del 3 dicembre 1769 di Vienna, perché non avrà ancora cominciato le proprie prove, che cominciano dopo poco, e come sappiamo benissimo, perché lo ricordiamo, il 16 gennaio qui in Accademia, la seconda Accademia pubblica della filarmonica di questa istituzione ospita il giovanissimo, ancora 13enne, Wolfgang Amadeus Mozart. E siamo esattamente 69, 70, dicembre 69, 16 gennaio 1770. Se noi andiamo a leggere non solo le cronache del 766-767, quando Herschel, il maggiore, in realtà anche l'altro fratello, concorrerà, adesso vi dirò anche dell'esercizio musicale del fratello maggiore, però certamente non solo William sarà brillantissimo come scienziato, ma per quello che è arrivato a noi pare anche più brillante del fratello maggiore, almeno più prolifico. Sicuramente arrivano a noi molte molte più composizioni. Andiamo appunto a vedere i suoi quaderni dove annotava le spese, dove le annotava poi la sorella, quando si farà raggiungere dalla sorella, ovviamente anche lei avviata musicista, che aveva un problema. Non era bella, perché le varole, il vaiolo, le aveva deturpato il viso, e quindi lei, che avrebbe potuto fare la cantante, non viene ritenuta idonea per calcare un palcoscenico. È sottoistruita, perché le ragazze non venivano istruite assolutamente nelle scienze matematiche, era già moltissimo che venissero istruite nel saper leggere e scrivere. Avviata alla musica, ma anche in questo caso la nonna aveva delle potenzialità, aveva delle possibilità molto limitate, non poteva esibirsi, poteva eventualmente fare l'insegnante e comunque muoversi in un ambito familiare, come sappiamo anche dalla sorella di Mozart, Marianna, che arrivata alla maggiore età farà l'insegnante di fatto, e forse soffocherà il suo talento compositivo, non lo sappiamo,
perché non abbiamo composizioni firmate dalla sorella di Mozart, come non abbiamo composizioni firmate, almeno per quanto mi risulta, dalla sorella di Asher, di William Asher, dello scienziato maggiore. Grazie all'arrivo però della sorella che comincia a fare un po' da assistente, e poi in realtà sarà molto di più che assistente, non dico che farà anche lei la scienziata come lui, ma quasi, Sì. sarà molto impegnata al suo fianco, inizierà semplicemente con un supporto, poi in realtà sarà sempre perché studierà e accrescerà molto le sue conoscenze, in più lo aiuterà anche a tenere queste contabilità di spese. Ed è molto interessante andare a leggere queste note, come quelle che facciamo a casa nostra, no? Ho comprato questo, ho comprato quello, perché è da quello che noi riusciamo a, per esempio, a comprendere non solo quali lenti, vetri, attrezzature venivano comprate per creare queste prime grandi macchine per sfruttare il cielo, ma di questo naturalmente parlerà Ledo fra poco, ma anche libri che venivano acquistati, ed erano libri di scienza, prevalentemente libri di scienza. Quindi noi possiamo ricostruire praticamente la biblioteca di casa Herschel, e possiamo anche ricostruire che cosa studiasse la sorella, con la guida e il sostegno del fratello, che a un certo punto la porta via dalla casa paterna, e consideriamo che nel 67, 1767, muore il padre Isaac, e quindi c'è un maggior coraggio anche nel farsi raggiungere William in Inghilterra. E non solo vediamo questi conti molto interessanti, ma abbiamo proprio dalle annotazioni loro questo spaccato di vita musicale vivacissimo, estremamente diversa, se faccio un taglio sincronico, rispetto a quello che noi possiamo documentare qui da noi esattamente negli stessi anni, in questa città, in questa istituzione. E questo che è un valore aggiunto molto interessante, lavorare a livello comparativo. William, abbiamo detto che ben presto raggiunge qualche posizione di stabilità, appunto come organista e anche con alcuni eventi fissi, la sonorizzazione dei giardini. Sapete che ancora, se andiamo a Londra d'estate nei parchi, andiamo in St. James Park, a certi giorni, a mezzogiorno, si suona sotto il gazebo tuttora. E quindi questa cosa della musica open air era già molto diffusa nel Settecento, lo è ancora. E venivano dati contratti belli e buoni per queste cose. C'è il direttore che veniva pagato per i musicisti, per l'orchestra magari ridotta, per poter sonorizzare anche gli ambienti all'aperto. Ma non c'era solo questo. Che cosa faceva? Aveva una miriade di occupazioni musicali che ovviamente gli consentivano di vivere in modo decoroso, al punto da poter impiegare parte dei suoi proventi nel cominciare ad acquistare in proprio le attrezzature, prima piccole, poi sempre più grandi, poi sovvenzionate dallo Stato, che sarebbero, dallo Stato, dalla Corona, che sarebbero diventati questi grandi telescopi. E prima con Ledo scherzavamo, che dicevo, non riesco tanto bene a capire da dove sia venuta questa grande passione a William, perché se fosse stato in Grecia, dove tu hai le stelle che sembra che ti vengano addosso, questi cieli stellati, ma in Inghilterra vedere le stelle la notte non è che sia così frequente, quindi che ci sia, non è che ci fossero dei telescopi digitali, quindi se c'era il cielo era nuvoloso, il cielo non si scrutava e non c'era la fotografia, quindi i risultati di cui parlerà Ledo, che ha raggiunto William, sono veramente stupefacenti dal punto di vista scientifico. Che cosa faceva quindi come occupazione? Faceva molti concerti anche privati, dava moltissime lezioni di canto, molte lezioni di canto, perché era veramente poliedrico. Dicevamo, William evidentemente aveva una musicalità molto sciolta, molto flessibile, perché aveva la capacità di passare da uno strumento all'altro, pur solitamente nei dizionari enciclopedici, che è scritto virtuoso di violino, oboe e compositore. Noi in realtà, se andiamo a leggere appunto cronache e documenti, lo vediamo impegnato su moltissimi fronti, non solo come oboista, violinista, ma anche appunto con
concertmeister, organista, clavicembalista, maestro di canto, maestro di strumenti. Non solo li sapeva fare, c'era l'offerta. E qui è la grande differenza tra pari musicista e Bach negli anni 60 del Settecento o farlo a Mantova, Luigi Gatti, qui in questa istituzione. Qui che cosa si stava cercando di fare? Si stava cercando di ammodernare la società anche grazie alla filarmonica. Sappiamo queste regole che abbiamo presentato, detto in tanti casi. Anche qui il fatto di lavorare alleggio tra nobili cittadini, tra musicisti professionisti e nobili dilettanti per diciamo, ammodernare la società, a efficientare la società. L'impero, perché parliamo ovviamente del dominio imperiale, notava che in questa stabilità, conservatorismo, nobiliare, la società era ferma dal punto di vista produttivo, della gestione, dell'efficienza della società. Quindi bisognava trovare delle leve affinché cominciasse a passare gradualmente l'idea che la società si regge anche su chi lavora o su chi ha le competenze per lavorare. Quindi non solo l'artigiano, non solo il commerciante, ma i decurioni che sarebbero i funzionari. Era un motivo così filantropico perché la società paritaria, no, non era assolutamente questo perché non si voleva assolutamente una società paritaria, però si voleva ridimensionare diciamo, il ruolo nobiliare che doveva entrare in un'idea di società più organizzata, dove nulla è stabilizzato per sempre. Citiamo sempre questo caso interessante di quella che era del nobile flautista dilettante che, siccome era nobile, voleva sempre suonare le prime parti di flauto traversiere e lo pretendeva le parti prima, e qui a un certo punto inizia tutta una querelle, finché a un certo punto dice: siccome non è obbligatorio essere accademico di questa società filarmonica, se non le va bene, può naturalmente accomodarsi. Perché qui c'erano appunto dei musicisti professionisti, Luigi Gatti, Pattoni, non solo, che occupavano le prime parti dell'orchestra, tenevano insieme l'orchestra per le accademie che una volta al mese venivano proposte nel teatro accademico, teatro scientifico. Tuttavia, voi capite che parliamo di, certo, degli esperimenti sociali e culturali molto interessanti, ma diretti dall'alto, con delle finalità molto precise. Non parliamo di una diffrazione di poli che incitano o creano le occasioni per fare cultura, per fare commercio, per fare industria. È quella la grande differenza tra gli anni 60-70 in Inghilterra e quello che ancora sta succedendo qua. Quindi noi possiamo notare una sorta di arretramento, cioè siamo un passo indietro qui ancora, se guardiamo questa grande modernità della prima rivoluzione industriale, delle invenzioni che hanno modernato l'industria meccanica e naturalmente l'industria tessile. Qui siamo in una fase in cui l'impero si rende conto che bisogna dare una mossa alla società, però ancora si è in una fase molto, molto eterodiretta. E quindi William, andando in Inghilterra, non solo riesce a vivere bene, occupando un posto stabile, un paio di posti stabili dal punto di vista musicale, ma ha tutta questa notevole vivacità di iniziative musicali che rendono la sua vita più che decorosa, riesce naturalmente a far fronte anche a quello che all'inizio è una passione segreta e poi diventerà quasi la passione prevalente. Allora vado a chiudere, però accennando al repertorio. Diciamo, qui noi notiamo un modo di organizzare la musica che ovviamente è figlio di un ducato che ancora si chiamava ducato, nonostante fosse passato nei possedimenti dell'impero, però sappiamo che viene mantenuto
in quanto tale, quindi parliamo di una storia di antico regime. L'Inghilterra, che è la più giovane industria Europa del mondo, naturalmente aveva uno slancio economico completamente diverso. Dal punto di vista musicale, però, qui quello che noi possiamo documentare anche grazie al nostro archivio storico musicale, che è estremamente interessante perché è ricco di musica strumentale. Noi abbiamo molti archivi in Italia. L'Italia conserva il più grande giacimento di fonti musicali tra Milano, Napoli, Roma, anche noi, per quanto riguarda il Settecento, Firenze, e dovremmo numerare quasi tutte le città, il grande giacimento di fonti musicali, spesso è musica o solo sacra, o solo vocale. La cosa molto interessante di questo archivio è che c'è moltissima musica strumentale, che è esattamente contemporanea all'operatività di Herschel. Perché noi non abbiamo niente purtroppo del periodo degli invaliti, cioè possiamo dedurre che musiche si facessero nel 500-600. Il fondo che abbiamo qui nella nostra accademia è un fondo d'uso, che nasce come fondo d'uso, nasce proprio per essere sui leggii degli accademici della Colonia Filarmonica, e per animare sia le prove, le tre prove mensili più l'accademia pubblica, animare queste serate con queste accademie che erano miste di canto e suono. Però noi abbiamo una ricchezza dal punto di vista delle musiche strumentali veramente speciale. Tanto abbiamo tutte le parti, per cui grazie a questo noi riusciamo molte volte a capire come era effettivamente composta l'orchestra, quanti leggii c'erano, quanti violini. Se c'era l'oboe, e l'oboe c'era, perché ho fatto questa piccola ricerca trasversale, visto che Herschel era prevalentemente oboista, abbiamo detto non solo oboista, e era uno strumento già stabile nella formazione anche di questa nostra accademia. E nel nostro fondo noi abbiamo forme che lo stesso Herschel troviamo che compone, cioè sinfonie concertanti. Una sinfonia concertante che sembra a tutti gli effetti un concertone. Noi abbiamo molti concertoni qua, un intero faldone di concertoni. Il concertone era una forma strumentale che prevedeva il fatto che intervenissero come solisti più strumenti, e questo naturalmente era molto gratificante e funzionale, perché le prime parti, che poi erano strumentisti professionisti, potevano emergere, trascinare, diciamo, l'orchestra anche con delle parti virtuosistiche che i dilettanti certamente non potevano sostenere. Poi a volte c'erano dei dilettanti estremamente bravi, però la forma del concertone, della sinfonia concertante, del capriccio con gli strumenti obbligati, sono tutte forme che qui ci sono nel nostro archivio, sono anche quelle che possiamo ritrovare nel vasto catalogo di Herschel. Di Herschel sono arrivate molte composizioni, prevalentemente manoscritte, anche delle stampe, però si vede benissimo il cambio della sua vita, la svolta biografica, perché vediamo che la musica per organo compare quando intraprende anche questa professione di organista in Inghilterra, anche per motivi appunto professionali e di vita. Immagino, adesso non so cosa verrà eseguito a San Benedetto, ma immagino che essendo in chiesa probabilmente ci sarà anche l'organo, non so, lì c'è, Sì, sai sicuramente, perché non so il programma definitivo. L'organo praticamente era assente prima, invece c'era tanta musica strumentale, potremmo pensare che inizialmente scritta prevalentemente per la banda che era diretta dal padre, nella quale lui lavora finché va in Inghilterra, e per quegli ensemble strumentali che erano adatti a quel tipo di contesto. Poi proprio vediamo avvicendarsi, vediamo dei pezzi cameristici più frequentemente quando in Inghilterra, dicevamo, questa vivacissima città di Bath, che si animava moltissimo per il turismo,
come tuttora, certo, allora era famosissima come stazione turistica, e quindi c'erano questi momenti dell'anno, mesi dell'anno, metà anno, in cui era popolosissima, allora si facevano anche concerti cameristici, piccoli concerti nelle case, nei giardini, per cui vediamo dei quartetti, molte composizioni di musica da camera che ci sembrano sonorizzare questa idea di una civiltà molto in movimento, molto viva, con alcuni mesi però in cui si placa l'attività, perché il turismo viene meno, continua, diciamo, l'attività un po' più ordinaria, che ovviamente dà più spazio per gli studi, perché se si guarda la sua agenda nei periodi turistici ci si rende conto che grande tempo per studiare e per fare ricerca non credo che rimanesse. Però di fatto, grazie a questo, lui appunto riesce a far venire sorella, mantenerla, far venire anche il fratello al suo seguito, anche per avere migliore valorizzazione della famiglia. Quindi è interessante anche scorrere il repertorio giunto fino a noi di Escher, perché diventa una specie di fotocopia istantanea del suo profilo biografico e delle diverse posizioni che ha occupato. E, ovviamente anche la musica sacra compare dagli anni 60 in poi, quando occupa queste posizioni, Tedeum e altre composizioni che vediamo comparire nel suo repertorio, perché ci sono queste esigenze e bisogna naturalmente rispondere alle richieste del ruolo che viene occupato appunto in cappella. Alla fine, se io do uno sguardo generale al suo repertorio, lo trovo estremamente multiforme, molto legato anche alla sua vita, alle sue funzioni professionali che hanno questo iato dalla metà degli anni 50 in avanti, e poi si ha la chiara sensazione di uno scemare della composizione musicale man mano che l'astronomia invece prende uno spazio sempre maggiore nella sua vita, ci rimangono gli obblighi, rimangono le lezioni, i brani sacri, però si ha proprio la sensazione che ci sia anche usare brani della situazione precedente. Quindi fare questo taglio sincronico comparativo tra la vita musicale di Herschel e quello che avveniva qui esattamente negli stessi anni, infatti anche per questo che lei lo ha voluto qui, perché parla di musica anche questo luogo, non questa sala che era la sala della copia dal vivo dell'Accademia, ma le prove erano, come abbiamo riscoperto, dove adesso c'è la segreteria e la stanza a fianco, lì nel recupero del 1775, quando vengono fatti i lavori di ristrutturazione del Palazzo Accademico, viene data anche alla Colonia Filarmonica una sala prove specifica, che non è la sala cosiddetta del Piermarini, quella era la sala di effettivo dove inizialmente provava la filarmonica, poi invece alla filarmonica viene data una sala ben precisa che serviva anche per accedere direttamente al teatro. Quindi una presenza assolutamente rilevante. Io mi fermo perché mi fermo nel momento in cui Herschel comincia a comprare le prime lenti, i primi vetri, comincia a ascoltare il cielo. Grazie. Spero che la signora Mariangela venga a darmi una mano, lo fa di suo. Fa di suo. Grazie. Se permette, mi È indosso. freddo? Sì, ho freddo. Ah. Allora, gli anni in cui Herschel ha cominciato a produrre sono quelli della fondazione dell'Accademia di Mantova, l'Accademia che non si chiamava Virgiliana. Quindi la trovo una cosa molto, eccolo qua, da giovane, da vecchio era più grasso. Io vorrei, vi leggerò
come dicono gli oratori seri. Vi leggerò una lettera di From William Herschel to Bart, come si chiamava? Joseph, credo, presidente della Royal Society. Sir, by the observation of the most eminent astronomers in Europe, basta così, non vi infliggo il mio inglese lavato sulle rive del Po. Dice, è una lettera di Herschel, William, dell'82, a Joseph Banks, che dicevo è presidente della Royal Society, e dice: dalle osservazioni dei più eminenti astronomi d'Europa, appare che la nuova stella che io ho avuto l'onore di scoprire nel marzo dell'81, insomma dell'anno precedente, is a primary planet, è un pianeta primario, cioè vuol dire un pianeta, oggi diremmo. Secondari erano i satelliti. È un pianeta primario del nostro sistema solare. E dice, beh, che problema c'è? Il problema è che, dice, come scienziato, il nome più adatto da dare a questa nuova stella, che è un pianeta, è senz'altro Georgium Sidus. Dice: non posso se non prendere questa opportunità di esprimere i sensi della mia gratitudine dando il nome di Georgium Sidus a questo nuovo oggetto celeste. Perché Georgium? Non so se si pronuncia così. Però è latino, intendiamoci, è latino, quindi sarà giusto, perché Giorgio III era il re d'Inghilterra e lui aveva motivi di gratitudine verso il re. E dice: quindi lo chiameremo pianeta Giorgio, insomma, e in ciò imitando Galileo che aveva intestato i satelliti di Giove. Li ho chiamati pianeti medicei e infatti ne ebbe poi dei benefici dalla casa dei Medici. E quello che mi ha colpito in particolare è che aggiunge a questo Georgium Sidus iam nunc assuesce vocari, cioè ci si abitua a dargli questo nome. Iam nunc, e dico, ma perché che un tedesco inglese abbia confidenza con il verso viene dalle Georgiche. L'ho trovato, è il libro primo delle Georgiche. No, il secondo, no, il primo libro delle Georgiche. E in Gredere. Non so se l'accento è giusto, et votis iam nunc assuesce vocari. C'è un errore in quello che scrive Herschel, però si vede che aveva confidenza con Virgilio. E questo è straordinario, mi ha colpito questa cosa. Di lui scrive di questa scoperta del pianeta Giorgio, scrive Lalande, che era il più grande astronomo d'Europa alla fine del Settecento, scrive: il 13 marzo 1781 Mister Herschel, osservando Abate, che tu hai, con un telescopio da 7 piedi, da lui stesso costruito, non è un inciso da poco questo, delle stelle ai piedi dei gemelli, ne distinse una che gli parve una cometa.
Applicò allora al suo telescopio un oculare che aumentava l'ingrandimento e il diametro della stella parve aumentare. Ma porca miseria, ma perché? Come si fa a distinguere un pianeta da una stella? È che se tu lo osservi con un telescopio con un ingrandimento maggiore, la stella rimane un punto. Le stelle maledette sono talmente lontane che tu non le puoi ingrandire. E invece lui, aumentando l'ingrandimento, vide che questa stella, tra virgolette, aumentava di dimensioni. E perché come si fa a distinguere una stella da un pianeta, che era l'ipotesi più remota, né che si trattasse di un pianeta, da una cometa? Infatti Herschel ritenne, dice, se non è una stella, è una cometa. Qui in questo scritto di Lalande c'è molto di quello che è la ricerca scientifica, perché io avrei potuto qui dire, come si fa di solito, che Herschel è noto per aver scoperto un pianeta, un nuovo pianeta, e uno ci passa su come se fosse una cosa banale. Non lo è, perché i pianeti, sapete perché eravamo convinti che fossero sette? Perché sette sono i peccati capitali. Si faceva questo parallelismo, cioè era ritenuto un argomento scientifico dire devono essere sette, perché il sette ha un grande ruolo nella Bibbia, nei cieli di Aristotele e nella Divina Commedia, e il sette è importante, quindi i pianeti dovevano essere sette. Viene uno che ti dice ce n'è un altro, ma dove? Ma là ai piedi dei gemelli. E quindi questa era già una cosa difficile da superare, che ammettere l'esistenza di un altro pianeta che non era stato mai visto. Questo è una cosa. E poi distinguerlo da una cometa, beh, intanto si muove, beh, ma non è che si muove come uno in bicicletta. Un pianeta, vedi che si muove, Mercurio non è difficile rendersi conto che si muove, ma più vai al largo, più lentamente si spostano. E quindi devi intanto avere molta fiducia nel tuo strumento di osservazione, che ti dia la posizione esatta e che non succeda che lo osservi una settimana dopo si sia spostato qualcosa, perché poi il sette piedi di Herschel era di legno e quindi poteva con l'umidità ritirare, insomma. Quindi era una cosa estremamente complessa. E perché distinguere il pianeta da una cometa? Perché la cometa ambedue si muovono sullo sfondo delle stelle fisse, ma il pianeta descrive una circonferenza intorno al Sole, mentre una cometa descrive una parabola, un'ellisse molto di alta eccentricità. Quindi distinguere ci vogliono delle osservazioni. Lì credo che non fossero più di tre, e qualche altro scienziato matematico aveva fatto i conti sull'orbita e quindi deciso che non si poteva trattare di una cometa, doveva trattarsi di un pianeta. Era un passo, come dicevano quelli che sono arrivati sulla Luna, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo. Questo è stato un grande passo per l'umanità e ci voleva un bel coraggio. La fama di Herschel è legata soprattutto a questa scoperta di questo nuovo pianeta, che Lalande dice nessun
nome migliore sarebbe di pianeta Herschel. È il pianeta di Herschel. Sapete, non correva buon sangue tra gli inglesi e i francesi. E quindi preferirono pianeta Herschel a pianeta Giorgio, re d'Inghilterra. E alla fine, dopo la diatriba durata qualche anno, ci si accordò sul nome Urano, che era neutrale nella rivalità tra inglesi e francesi. Quanto dice la fama di Herschel divenne enorme proprio a motivo di questa scoperta di un nuovo pianeta. Era una scoperta che rivoluzionava l'astronomia. E quindi erano anche gli anni in cui gli astronomi si divertivano molto a dare dei nomi alle costellazioni, nuove costellazioni. E quindi, per esempio, adesso spero di riuscire a vedere, questi simboli qua rappresentano costellazioni che sono del nostro emisfero. E questa qua è la balena, poi cosa c'è lì? La macchina elettrica, quella lì in mezzo, la Erika che ha fatto il liceo scientifico forse l'ha vista nei laboratori del liceo, c'è una che fa le scintille, si mena a mano la manovella e quella emette scintille. Era anche il nome di una cometa, la fornace, quella a sinistra gialla è lo psalterium, cos'è, come lo chiama? Georgianum. Lo psalterio è l'arpa. Tu lo sapevi già, io lo sapevo. È un'arpa, cioè venne dedicata prese il nome di arpa. Oggi le abbiamo eliminate queste costellazioni, le abbiamo eliminate. Ce n'è un'altra. Erano gli anni in cui c'era l'infatuazione per la ricerca scientifica. E quindi tutti questi strumenti venivano celebrati, la pompa idraulica, avevano un'immagine in cielo, diventavano costellazioni. Quando poi si dedicarono alle costellazioni dell'emisfero sud, dove era tutto libero, nessuno aveva nome, lì si sbilanciarono in nomi stranissimi. Che oggi, ma quelli sono rimasti. Questa è ancora una mappa stellare dove viene rappresentato quello lì che si vede è uno dei telescopi di Herschel. È il grande, vedete che c'è scritto Tubus Herscheli minor, cioè il telescopio minore di Herschel. Sembra una sciocchezza. Cosa banale, questo è uno dei telescopi di Herschel conservato in un museo, credo, insomma in Inghilterra. E vedete che è di legno. Che tipo di telescopio era? Era un telescopio rifrattore, erano telescopi rifrattori. Perché rifrattori? Rifrattori consentivano una maggiore apertura. Cioè li potevi fare più grandi, perché riflettori a lente, come quello di Galileo, era molto difficile da lavorare, quindi facevano delle lenti minuscole. Invece quello che è a specchio, potevi fare degli specchi di dimensioni molto maggiori. Allora diceva, vabbè, si fa uno specchio. Eh no, signore, non è così semplice. Bisogna prendere un disco. Dice di vetro, eh no, bisogna trovare
una lega metallica che non arrugginisca e consenta di essere lavorata, veniva scavata dai fratelli Herschel a mano, usando proprio la pietra pomice, la pietra abrasiva, fino a ricavarne una concavità che avesse la forma di una parabola. Era un lavoro per trovare la lega giusta, la lega metallica giusta, e poi per lavorarla. Una cosa, e poi collocarla in un tubo, in fondo a un tubo, e tu dove vai a vedere? È come avere un occhio grande così. Quindi rispetto ai telescopi quelli a riflessione, che erano quelli classici, in cui gli inglesi erano molto avanti, ne avevamo anche qui al liceo classico, c'era un telescopio di quel genere. E quindi realizzare dove si guardava? Dove si guardava? Cioè c'era lo specchio in fondo, al piede del telescopio, del tubo, e tu, l'osservatore, si metteva dall'altra parte. Si poteva mettere uno specchietto e poi un oculare, una lente che ingrandiva quello che arrivava. Quindi lo specchio raccoglieva molta più luce e quindi era come avere uno scandaglio, così lo chiamava Herschel, uno scandaglio celeste che arrivava molto più in profondità nel cielo. Ma costruire una cosa del genere voleva dire avere un tubo alto come qui e là, 20 piedi, ne fece uno anche da 40 piedi, e andarsi a collocare alla bocca del tubo, per l'osservazione. Ecco, come questo potrebbe essere William che si accinge all'osservazione. Pensate che Urano venne scoperto che erano in marzo. Quindi passare una notte, perché le notti più favorevoli erano quelle invernali, quelle dove fa quel freddo secco. Allora lui saliva su una scala, si metteva alla bocca del tubo e faceva le osservazioni e misurava. Questo non è mica uno scherzo, neanche quello. Fare le misure, ci voleva un micrometro e lui costruì anche quello. E non doveva vedere luce da nessuna parte. E allora faceva le letture della posizione delle stelle, delle nebulose che osservava, delle stelle doppie, e le trasmetteva alla sorella che stava là alla finestra aperta. Quindi, e la sorella con un lume coperto, in modo che la luce non offendesse gli occhi dell'osservatore, il fratello, e lei prendeva nota di questi valori. Quindi passavano le notti così, come abbiamo fatto a rimanere sani con una vita di questa, cioè saltare le notti e passarle al gelo, perché in Inghilterra fa freddo, è veramente inspiegabile. Poi questi dati raccolti, segnati dalla sorella, andavano elaborati. La sorella, come vi ha detto Paola poco fa, era semi-analfabeta quando partì dalla Germania, perché la madre diceva: ma cosa vuoi star lì a imparare a leggere e scrivere? Basta che sai cucinare, sei una donna, cosa vuoi? E quindi lei imparò tutto dal fratello, che lui era del 38, aveva 12 anni più di lei. Aveva 12 anni più di lei e le insegnò a leggere, scrivere e a far di conto, oltre che cantare. Però lei diede un grosso contributo ai lavori astronomici del fratello. Tant'è vero che fu la prima donna ad essere ammessa alla Royal Society.
cosa incredibile. Dove andremo a finire, dico io. Ecco, e questa è la lettera dove c'è la frase tratta dalle Georgiche, che il Georgium Sidus è la frase tratta dalle Georgiche, si vede che non era così ignorante se conosceva Virgilio. Ecco. E questo è un passo di Lalande, che vorrei leggervi in francese, ma ve lo risparmio. Dice, le nouvel astre, sapete che la S si scrive con una F, un nervoso, un nouvel astre, planète de Herschel. Georgium Sidus, dice lui, lo chiama Georgium, ma Monsieur Baude, quello della legge di Baude, come si chiama? Cioè, sono in due, Baude, non mi ricordo, era un famoso astronomo di quegli anni, propone di chiamarlo Urano, ma un altro grande astronomo proponeva Cibele, un altro lo chiamava Nettuno lo presero, lo tennero di scorta per il prossimo pianeta su cui si accese una diatriba forse ancora più aspra che non per Urano. E insomma prevalse un altro, come dire, dei campi di aperti da Herschel. Intanto permettete, perché io mi trovo come davanti a un mare enorme, un pelago enorme, dove uno può prendere qualsiasi strada, gli Herschel sono immensi, solo nel campo dell'astronomia, per non parlare della musica. E quindi se prendo un dritto posso anche proseguire per quello, ma dicevo, l'attività, cioè oggi un astronomo non sa neanche come sia fatto un telescopio. Oggi uno si prenota per l'osservazione e l'osservazione viene fatta da tecnici, ad Arecibo, ai grandi Palomar, ai grandi. Quindi lui non va neanche in loco, gli mandano i risultati, lui dice che osservazione fare e quelli gliela fanno. Se poi i telescopi moderni sono montati su navicelle spaziali, sono in orbita intorno alla Terra, non se ne parla neanche. Ma Herschel combinava questa attività teorica, perché scoprire un pianeta richiede una componente teorica notevolissima, e l'attività osservativa. Per 30 anni o 40 hanno passato le notti lui e la sorella a guardare il cielo. E lui diceva proprio spazzare il cielo, perché i telescopi che faceva si potevano muovere solo in un senso. Per spostarli prendeva degli operai, no, per cambiare l'azimut, era complicatissimo, era di legno con tutta una struttura, insomma. Herschel faceva sia astronomia di osservazione sia astronomia teorica, e questo non è un esempio, questo è una comunicazione alla Royal Society di un'osservazione che non richiedeva osservazioni reali, ma lo studio degli atlanti celesti pubblicati da altri astronomi, in cui si osservava che a distanza di qualche decina di anni, o 50 anni, 100 anni, la posizione delle stelle cambiava. E nessuno, cioè era stato notato questo fenomeno, già la Halley, quello della cometa, ma nessuno l'aveva interpretato come lo interpretò
interpretò Herschel. Cioè lo spostamento delle stelle è dovuto, è apparente, ma è in realtà la Terra, il sistema solare che si sposta nello spazio. E quindi noi andiamo come quando camminiamo sotto la neve, vediamo la pioggia, vediamo che la pioggia ci viene incontro, no? In macchina, perché siamo noi che ci muoviamo. E quindi il moto delle stelle poteva essere interpretato come moto del sistema solare. Cioè noi ci muoviamo insieme al Sole attraverso incontro alle stelle. E quello che è più, beh, quindi problema, è curioso, questo è una cosa che i ragazzini del liceo fanno, la composizione delle velocità, però un conto è farla sulla lavagna e un conto è farla sui dati, osservativi. Queste sono altre illustrazioni che lui mette, e questo è quello che ne viene fuori, cioè che noi stiamo viaggiando verso un particolare punto dello spazio, siamo lanciati e fa anche una stima della velocità che è circa 20 km al secondo. Questo è quel punto verso cui puntiamo, appunto. Lui lo definì apex, si vede che col latino aveva confidenza, insomma. L'apex solare è il punto in cui il sistema solare sembra andare a sbattere tra qualche milione di anni, insomma, non è il caso di preoccuparsi. Questo è un ritratto, uno dei pochi che rimangono della sorella, che, come ha detto la Paola, ebbe la sfortuna da ragazzina di essere affetta da tifo e da vaiolo, che la lasciò butterata, e le andò bene perché col vaiolo si moriva, insomma, e anche col tifo. Però il tifo le bloccò la crescita, per cui rimase piccola di statura, nana. Però questo non le impedì sia di essere una buona musicista, cantante, sia di collaborare col fratello e scoprire di suo, perché il fratello le aveva costruito un telescopietto da donna, insomma, alla sua le altezza. biciclette da donna, le aveva fatto un telescopietto, e lei di suo scoprì più di una cometa e ne diede comunicazione. E qui è un'illustrazione che rappresenta la situazione com'era, insomma, vicino alla realtà. Il fratello si vestiva pesante e saliva in alto su un piedistallo, ma lì la sorella in realtà stava in casa perché doveva vederci per scrivere, per registrare i valori. E questo è il grande telescopio da 20 piedi che Herschel realizzò anche con i fondi che gli aveva messo a disposizione Re Giorgio, e che l'aveva nominato astronomo reale. Questa è un'altra illustrazione del moto del sistema solare che stiamo. E a cui è legato la scoperta che l'universo non è, come dire, una distribuzione di stelle così distribuite a caso, ma le stelle sono riunite in galassie. E questa è un'altra scoperta rivoluzionaria di l'esistenza, cioè che la Via Lattea, quella che noi chiamiamo Via Lattea, non è altro che la proiezione di un insieme di stelle, 100 miliardi di stelle,
non scoperto lui, ma insomma, 100 miliardi di stelle riunite in un'isola, li chiamavano per un certo periodo universi isola, e le stelle sono raggruppate in queste isole che si chiamano galassie. La parola galassia venne di uso comune con Herschel, e lui, questa è una del, scoprì altre galassie, e quello che è straordinario è che lui cercò di mappare la galassia, quella in cui siamo, quella la Via Lattea, e ne ricavò questo disegno. Questo disegno è suo, basato sull'ipotesi che le stelle avevano tutte la stessa luminosità assoluta, no? E che quindi dalla variazione di luminosità possiamo dedurre la distanza. Più sono lontane, meno sono luminose, quindi dal confronto tra la luminosità di varie stelle possiamo avere indizi sulla loro distanza. E lui ricavò questo strano disegno, che però vuole rappresentare la galassia. E questa è un'altra illustrazione del metodo seguito da Herschel per guardate, io qui ho un malloppo, quelli che l'oratore, sai, dice sarò breve, e lo sbatte sul tavolo con grande preoccupazione di tutti. Ma Herschel, ve lo voglio dire, fu anche iniziatore della astrofisica, cioè del considerare le stelle come oggetti fisici, oggetti a cui si può applicare la fisica terrestre. E quindi, per esempio, cominciò a distinguere i raggi infrarossi, non so se scoprì anche gli ultravioletti, ma gli infrarossi, senz'altro, cioè che c'è una luce che il sole, le stelle emettono una luce che noi non vediamo, che non chiamiamo luce, e appunto sono i raggi infrarossi, e fece addirittura anche una teoria dell'origine delle stelle. E quindi è veramente stato, è un peccato che uno studente normale di scuola media superiore, ma sì, forse ha sentito, ma non è un nome particolarmente caro agli studiosi, ecco. Invece è stato uno che si può assimilare a Galileo, cioè una rivoluzione nel cielo. Ecco, questo portare il cielo sulla terra e la terra nel cielo è forse il messaggio che ci ha lasciato William Herschel, e, senza dimenticarlo, sua sorella. Ne parlerà venerdì, giovedì, e suo figlio, che era pure matematico. Ne parleranno venerdì Licia Mari e la professoressa Anselmi, in questa giovedì recupereremo la musica di Herschel. Grazie. Vabbè, se ci sono domande, tenetevele. Se ci sono domande è una gran bella cosa, se ci sono interrogativi, ecco. Ma non crediate che in tre parole uno possa... Ovviamente Giorgi, che lo ha ispirato per la questione del Re Giorgio. Ah sì, ecco, questo non ci avevo pensato. Ecco. Giorgio, sì. Comunque la lingua latina era la lingua della scienza, quindi per forza doveva saperlo il latino. Eh sì. Però ha visto Giorgio, sì, ecco, Re Giorgio. Ecco. Ah, beh,
parlare di Italia nel fine Settecento è un po' forzato. Penisola. Ecco, diciamo che l'Italia, in senso geografico, diede grandi astronomi. Per esempio, il direttore dell'Osservatorio di Parigi era italiano. Padre Secchi era un gesuita che lavorava a Roma e loro si scambiavano. C'era molta corrispondenza tra gli scienziati. C'era più Europa allora, direi, che adesso. Cioè, uno di Torino si sentiva parigino, cioè non considerava o viennese, non pensava di andare all'estero andando a Vienna o andando a Parigi. Però non sai quando è stato conosciuto in Italia lui. Beh, per esempio, alla scoperta di Urano, quella che lui Anni chiama, 80. contribuì Ruggero Boscovici, Ruggero Sempre Boscovici, lui. che Lo era chiamiamo sempre di sempre quegli Urano. anni lì ed era socio dell'Accademia di Mantova. Sì, era altro grande scienziato gesuita. Boscovic, ma era di origine croata, però ha sempre vissuto in Italia. Potrebbe Boscovic aver parlato delle scoperte di Herschel qui? Sì, perché Potrebbe, Boscovic ipotesi. fece i calcoli sui dati forniti da Herschel. Quindi Herschel acquisì immediatamente, intorno all'80, fama internazionale. Il mondo era l'Europa. C'entravano anche i russi che si consideravano europei allora, ci sono astronomi russi. Negli anni 80 già Anni 80, storia di ma lui Urano, fino al beh sì. 70, come hai detto tu, 75 era un musicista, era un compositore, un esecutore, e nell'81 fece questa. Già nell'80 aveva scoperto comete, stelle doppie, perché fece un catalogo di 2000, non so, stelle doppie che non erano conosciute Famoso fino. reticolo di 673 Sì, sì, partizioni dal sì, 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 sì. cielo, E esplorate queste lui 673 passava, ha partizioni. passato 40 anni come dire, Spazzare le a caselle. spazzare, usava questa. Spazzare le caselle, sì. Sì, stando per aria di notte, lassù, Quando non c'era nessuno. quando non c'era nebbia, naturalmente. Sono stato esauriente. Grazie. Tanto tutte le strade portano a Boscovici. Boscovic è un altro a cui andrebbe dedicato. Sì. Era socio dell'Accademia. Allora non è un addio, un arrivederci con Herschel Sì, a giovedì venerdì prossimo e prossimo. venerdì prossimo. Grazie per la vostra presenza. Grazie a chi si è collegato da casa, grazie Ah, sì, molte. sono Ci io, sono grazie. diversi collegati.